Caro Ministro, lei ha dichiarato che per la criminalità organizzata è finita la pacchia, tempo un anno e sarà sconfitta. Ma io credo, signor Ministro, che non si possa in pochi mesi sconfiggere un nemico che si è comprato tutto. Aziende, banche, ristoranti, alberghi, centri residenziali, centri commerciali, studi legali, studi notarili, seggi in Parlamento, silenzi e complicità. Quando vedrò tutto il Parlamento pronto ad affrontare 24 ore su 24 questa battaglia, io ne sono a fianco. Però per favore, prima diciamoci la verità, perché solo da lì si può ripartire. E noi ripartiamo da qui, dal nostro nuovo spettacolo e da un festival di impegno civile aperto a chi vuole saperne di più. Con noi magistrati, testimoni, associazioni, giornalisti, editoria, studenti e professori, che sono i nostri primi alleati. Ma prima di tutto ogni anno ci incontriamo. Ricercatori, docenti, formatori, autori e attori, per non restare ognuno con le sue informazioni e le sue esperienze. Noi ci confrontiamo su come impostare i laboratori nelle scuole, ben sapendo che ogni territorio ha i suoi problemi e i suoi codici. Violenza, territorio, legami e organizzazione. L'Emilia Romagna è fatta così. E qui c'è il mare. Le camorre investono nelle discoteche, nei disco pub, nelle pizzerie, nei lidi, nei club a luci rosse. In Piemonte, in particolare nella provincia di Terino, erano presenti ben 9 locali. Formazioni che provenivano dalla Calabria come formazioni propriamente di 'ndrangheta, quindi era il clan dei calabresi. Chi è mai stato dottor Bella Monaca? Chi ne ha mai sentito parlare? Tendenzialmente tutti. E così nasce anche l'idea di inserire nello spettacolo un gioco, una provocazione con il pubblico, formato soprattutto da ragazzi, per scoprire a seconda delle città cosa sanno veramente del fenomeno mafioso e quale ripercussione può avere nelle loro vite. I primi a rispondere sono quelli che dicono sì, no, non lo so. Come the fuck? Torniamo di nuovo in classe con un esperimento didattico che coinvolge le scuole prima e dopo lo spettacolo. Iniziamo con la Brianza, grazie al supporto scientifico del CROSS, corso di sociologia della criminalità organizzata dell'Università di Milano. Non ti ammazzano, ti stanno addosso. E accolti all'ONU di Vienna, abbiamo voluto tra il pubblico anche alcune classi di studenti, perché è dalle scuole di tutta Europa che deve partire la voglia di combattere contro un nemico che si sta impossessando di tutto, anche delle nostre vite. Italy is an amazing country. Nature, art, science, light. Thousands of years of history and culture. A cuisine, which is appreciated all over the world. And organized crime that eats up the world. We exported our best and our worst. Organized crime became rich through destruction. And became global, reaching everywhere. Indeed, the mafia is global. The anti-mafia is not.